Bentrovati per il nostro momento dedicato alla medicina. Oggi un'intervista con la dottoressa Carla Riganti, che è dirigente medico dell'azienda universitaria Federico II di Napoli. Grazie di essere qua, dottoressa. Oggi con lei inizia una serie di incontri, dobbiamo già anticiparli, che ci porteranno a spaziare nel mondo della sanità e non solo. Poi lo vedremo di volta in volta, non voglio anticipare niente. Oggi però per aprire con lei un argomento che può sembrare semplicistico, perché non lo è, perché dietro nasconde tanti aspetti. La sanità e i giovani, cioè come educare oggi i giovani ad avere un buon rapporto con la salute. La salute rappresenta un bene primario ed è opportuno e indispensabile che l'acquisizione del valore di tale bene inizi prestissimo. I ragazzi devono imparare a rispettare il bene salute, a tutelarlo senza eccessi, senza compromessi. Quindi una grande attenzione al percorso salute all'interno delle famiglie, una grande attenzione al percorso salute all'interno di quei luoghi di crescita culturale, non solo di istruzione, che sono le scuole nei vari ordini e gradi. E perché ciò avvenga c'è la necessità di sinergie istituzionali. Se noi insegniamo a beneficiare di quelli che sono gli insegnamenti in ottica di disciplina, noi saremo in grado di fare dei ragazzi di oggi degli adulti forti e capaci di resistere a ogni avversità e soprattutto capaci di mantenere il bene salute, di non eccedere e di consapevolmente collaborare a quella gestione della sanità che oggi è un imperativo etico, un imperativo morale e anche un imperativo economico. Lei, dottoressa, è anche medico legale, quindi vorrei approfondire anche questo aspetto. Lei ha parlato di sanità, ma anche di legalità tra i giovani. In che modo questo rapporto legalità-sanità per i giovani? Fondamentale, è un'esigenza straordinaria da far recuperare ai ragazzi, alle nostre fasce più giovani, affinché possano davvero crescere in un mondo che varia e possano apportare fortemente la loro capacità di condividere i percorsi di un paese, di una nazione che è una delle più belle nazioni del mondo e che probabilmente è poco valutata. Le azioni di tutti devono essere improntate alla legalità, ma la legalità deve essere vista ancora in una sottospecie che è quell'eticità che va al di là di ogni forma, di ogni norma specifica, ma che impronta l'intero comportamento umano. Se noi riusciamo a far comprendere ai ragazzi che i loro atteggiamenti talora non solo feriscono il disposto normativo e legislativo, ma feriscono la coscienza civile, ecco che noi abbiamo già fatto tantissimo. Avremo molto meno urti, molto meno confronti diretti e scontri. Dobbiamo recuperare il rispetto di questi ragazzi l'uno verso l'altro. Automaticamente è il rispetto di loro stessi, è il rispetto del sé a quale miriamo e in tal modo penso potremmo davvero realizzarlo. Bene, sanità pubblica, in presentazione si occupa anche di questo. Ha ancora ragione di essere, va conservata così com'è oppure no? Sulla sanità pubblica il discorso diventa più ampio. La sanità pubblica è un bene a cui non si può rinunciare, è una conquista. L'avere la possibilità di accedere al servizio sanitario nazionale, sia pure modificato, sia pure reso leggermente differente a seconda delle regioni per la modifica del titolo V della Costituzione, rappresenta un qualcosa di ineludibile. È una grande conquista, non mi stancherò mai di ripeterlo. Certo, la sanità pubblica è cambiata e cambierà, deve cambiare, perché deve essere orientata a fornire dei beni primari, a garantire, a soddisfare le esigenze primarie. Pensare che la sanità pubblica possa coprire tutto ciò che oggi l'innovazione tecnologica,
evoluzione scientifica offre è impensabile. In una corretta sinergia fra ciò che può dare la sanità pubblica e ciò che le strutture poi private, le fondazioni, gli enti di ricerca che si basano anche su finanziamenti terzi possono offrire, potrebbe rappresentare una svolta fondamentale. Ma il Servizio Sanitario Nazionale, la nostra sanità pubblica, non può essere toccata. Deve essere, deve modificarsi, deve crescere con questo Paese, deve crescere con noi, ma deve rappresentare quel fiore all'occhiello che per noi è fondamentale. Bene, allora noi oggi abbiamo aperto questa serie di incontri che mi auguro ci saranno con lei, perché lei è impegnatissima a 360 gradi, poi scopriremo anche la dottoressa Maria nel suo impegno nel sociale, nel suo impegno nei giovani, nei Lions, c'è tanto tanto da dire ed è su lei appunto che si fondano tante speranze, sui medici come lei. Allora abbiamo parlato oggi di giovani in apertura, le cose così come sono adesso, lo stato dell'arte, realizzano tutto quanto ci auguriamo, ci siamo augurati in questo momento? C'è tanto da lavorare, c'è tanto da fare, la base l'abbiamo, dobbiamo mettere a sistema molto di quello che abbiamo, qualche altra cosa deve essere assolutamente acquisita, dobbiamo impedire questa fuga continua dei giovani dalle nostre terre. Dobbiamo recuperare quelle intelligenze che sono frutto del lavoro di anni e anni di insegnanti, di docenti, di famiglie a fianco e che costituiranno l'orgoglio di queste terre. Molto sarà fatto, molto deve essere ancora fatto, però abbiamo tutti gli strumenti per operare e abbiamo tantissima legna che può essere messa a fuoco e ardere. Bene, bene, allora su questo augurio della dottoressa salutiamo anche voi e aspettiamo al prossimo incontro e buon proseguimento delle nostre trasmissioni. Grazie alla dottoressa Carla Riganti. Grazie a lei.